Eliana Morandi, notaio, esperta di diritto immobiliare comparato, con una lunga esperienza negli Stati Uniti. Sì, Buongiorno. buongiorno a lei. L'Economist, in un recente articolo, ha parlato della vostra categoria, della categoria dei notai, come di appunto una professione estremamente regolamentata che combatte per difendere i propri privilegi. E ha parlato di voi, vi ha chiamato principi delle scartoffie. Permetto una battuta, vederla così circondata da carte per non smentire il luogo comune. Sì, peccato che in queste scartoffie ci siano tutti i dati che fondano tutti i ragionamenti che noi facciamo per dimostrare come alcune non liberalizzazioni, ma modifiche di un sistema senza consapevolezza delle conseguenze possano portare a danni in realtà per il nostro paese. Ma insomma, la posizione dell'Economist è chiaramente liberista e peraltro devo dire che nei nostri confronti, tutto sommato, a me sembra che non si sia poi espressa negativamente, fermo restando la posizione ideologica del mondo anglo-americano nei confronti di un'istituzione del mondo civile come il notariato, perché ha citato il fatto che per la Banca Mondiale noi siamo il paese con le migliori performance immobiliari. Quindi il nostro sistema immobiliare per la Banca Mondiale, per Doing Business 2015, funziona bene. Però si parla anche degli alti costi del servizio. Allora, anche questo va smitizzato È lo stesso completamente. rapporto, parla Sì. appunto del 70% di costi legati No, alla quello è transazione stato. immobiliare. Ok, questo è stato in realtà smentito perché non è così. Da Allora, chi? beh, dal fatto che dipende da quale punteggio lei usa di Doing Business, perché lei sa che hanno diversi ranking. Allora, se lei prende, come fanno purtroppo altri paesi, la più piccola delle componenti dei costi, perché è l'unica obbligatoria, gli altri non li calcola, anche se nella pratica ci sono, arriva alla differenza per cui noi costiamo più degli altri. Però non si Ma può prendere uno stesso documento, accettarlo per una parte e rifiutarlo per no, un'altra. noi lo abbiamo sempre in realtà, ma non noi, veramente gente come Arruñada, come economisti di altissimo livello hanno discusso la metodologia, tanto che Doing Business 2015 ha inserito il rapporto di qualità nella transazione immobiliare. Nessuno mette in dubbio la preparazione dei notai italiani, insomma, si parlava dei costi. Ma allora, torno a dire, i costi sono sempre proporzionati alla qualità di una cosa, punto primo, perché se io compro un bicchiere di plastica lo pago meno di un bicchiere di vetro. Secondo profilo, questo è un dato che viene smentito veramente dai fatti e sempre in queste scartoffie, se vuole, ho dei recentissimi preventivi chiesti a Londra per transazioni immobiliari di 300.000 euro, costano 5.000 sterline al venditore, 5.000 sterline all'acquirente. Allora, com'è che nei rapporti pubblici l'Inghilterra sembra sempre costare niente? È esperienza comune, non le sto parlando di cose Non mi vorrà fabbricate. dire comunque sia notai italiani, faticano ad arrivare alla fine del mese. Ma allora, a parte il fatto che dobbiamo smitizzare anche questo, il punto è, stiamo parlando di discutere l'adeguatezza dei compensi dei professionisti e allora possiamo chiederci se lei viene retribuita il giusto, se Alan Friedman viene retribuito il No, giusto, non se stiamo un parlando giudice. tanto, No. stiamo parlando appunto di questa doppia funzione del notaio, che da un lato è un pubblico ufficiale e dall'altra comunque è un libero professionista. Lei sta dicendo una cosa Quindi ci che sono delle tutele che assolutamente. derivano dall'essere funzionari pubblici, appunto che determinate cose sono di competenza esclusiva dei notai. Allora, E guardi, dall'altro comunque è un libero professionista. Ecco, noi non siamo liberi professionisti, nel senso che noi siamo pubblici ufficiali. Quello che ci distingue dai liberi professionisti, io ho fatto l'avvocato, sia ben chiaro, è non la bravura, non la preparazione, non la cultura, non, niente di tutto ciò, è il fatto che siamo pubblici ufficiali. Cosa vuol dire? Che lo Stato ci delega delle pubbliche funzioni. Questo fa sì che noi,
abbiamo una disciplina completamente diversa dai liberi professionisti. Per esempio, come le dicevo, noi dobbiamo passare un concorso come i magistrati. Se siete un ibrido. Aspetti, se io voglio andare in vacanza, devo chiedere il permesso al mio distretto notarile. Se io voglio cambiare sede, e l'ho fatto di recente perché sono passata da Udine a Rovereto, io devo chiedere al ministro di giustizia se posso farlo, e devo chiedere al ministro di giustizia se è possibile avere una sede in quella zona. Insomma, la gente comune pensa che voi siate una casta, e questo nuovo disegno di legge, che deve ancora essere discusso dal Parlamento, per una parte va a dare delle vostre competenze specifiche a altre categorie. Quello che garantisce adesso il notaio nel sistema immobiliare, nel sistema societario, per usare un esempio visivo, è che ci sia una catena d'acciaio nelle transazioni immobiliari e nelle informazioni societarie. Nel momento in cui anche uno solo di questi anelli non fosse più d'acciaio ma diventasse di plastica, la catena avrà la forza del suo anello più debole. Modifica apparentemente insignificante è in realtà lo scardinamento di un sistema di sicurezza che ci porta a livello dei sistemi angloamericani. So che comunque sia, lei stessa è stata negli Stati Uniti, proprio quando c'è stata la crisi dei mutui subprime, a parlare del sistema italiano. Anche la Cina si sta interessando al nostro sistema, che ci sono delle cose molto positive, ma le chiedo, il nostro sistema è perfetto, il sistema angloamericano è da buttare, o qualcosa anche noi potremmo imparare da loro? Diciamo che bisogna tentare di valutare qual è il sistema che offre il miglior rapporto tra costo e beneficio, tenendo presente che il beneficio in questo caso riguarda la sicurezza del sistema immobiliare, la sicurezza del sistema societario. Questo significa che lei, quando compra casa, è sicura di comprare una casa che nessuno potrà mai venire a chiederle. Al di là della sicurezza, non pensa che è appunto sul pregiudizio che c'è da parte del comune cittadino nei confronti della vostra categoria influisca anche il fatto che comunque negli anni governi precedenti, che cercavano comunque di ampliare la concorrenza all'interno della vostra categoria, ci sono state levate di scudi, leggi che comunque sia non sono riuscite a passare, il numero dei notai, se noi siete pochi, anche per questo costate molto, perché siete pochi? Allora, intanto non è vero che costiamo molto, torno a dire, ci sono i dati per dimostrare, no, purtroppo posso dirlo. È vero che il vostro reddito si è dimezzato, ma si è dimezzato perché tra il 2008 e il 2013, leggevo dei dati, siete passati a un reddito medio di 400.000 euro l'anno, 213.000 euro l'anno. No, il reddito medio mi risulta di essere di 230.000 euro, ma questo è di nuovo un punto che non ha un grande rilievo. Il giudice inglese guadagna 300.000 sterline l'anno, ok? Ma il calciatore guadagna milioni l'anno. Il punto è, lo Stato si deve preoccupare di cambiare in meglio un'organizzazione, un servizio. Ma voi rifiutate totalmente due disposizioni, appunto quelle che riguardano l'ingresso degli avvocati e l'abolizione comunque dell'obbligo del notaio per quel che riguarda le società a responsabilità limitata, semplificate. Sì. E fin qua ci siamo. Invece, per quel che riguarda la categoria dei notai, quel che riguarda l'accesso alla professione, quel che riguarda il costo delle tariffe, quel che riguarda il numero dei notai. La nostra professione in realtà è già da anni sotto la presidenza Piccoli, quindi stiamo parlando dal 2004, per cui sono passati già 11 anni, che dice che siamo assolutamente favorevoli all'apertura numerica. Il punto è che non siamo noi a bandire i concorsi. È il Ministero della Giustizia, ma perché il Ministero della Giustizia non vuole? Perché non, probabilmente non ha le risorse, proprio detto brutalmente, perché non penserà davvero, perché questa storia della lobby è un po' anche ridicola, no? Siamo quattro gatti, appunto, siamo neanche 6.000 e tutti, secondo l'immaginario comune, noi siamo in grado di definire, determinare e combattere le riforme di questo paese. Non è così. Il punto è che se i consumatori, come hanno fatto questa volta, e consumatori come Lannutti, che di sicuro guardando le passate interviste non è mai stato tenero con noi, dice
che questa modifica del modello immobiliare, il sistema immobiliare. Va a favore sostanzialmente delle banche. Ha detto, perché? Sì. Perché si prendono il mercato immobiliare, si prendono i mutui, esattamente quello che è successo in America con il foreclosure gate e con la società MERS che ha gestito 60 milioni di mutui. Con che risultati? 4 milioni di persone espropriate illecitamente della loro casa, quindi 4 milioni di persone che hanno perso la loro casa, e a oggi 160 miliardi di dollari pagati dalle banche in risarcimenti transattivi pur di non andare in tribunale. Allora, vogliamo andare in quella direzione? No. Perché noi ci opponiamo? No, ma non penso che aumentare il numero dei notai o rendere il concorso più trasparente abbia a che vedere con questo. Non so come ribadirlo. Noi non siamo contrari a... Dunque, allora... Avete fatto voi una proposta di riforma, voi come categoria, come consiglio notarile? Allora, io non rispondo per il notariato istituzionale, per cui questa è una mia personale opinione. Io credo che, per esempio, l'accesso... voglia dire irrigidire la severità ancora di più del concorso, ma ammettere più persone a partecipare. Per esempio, io che ho fatto 5 anni l'avvocato, anche se non ho fatto 2 anni di pratica notarile, posso andare a fare il concorso. Ma il punto di allargare mi sta benissimo, di abbassare la qualità e il rigore nei controlli della nostra professione, no. La nostra istituzione serve perché siamo pubblici ufficiali siamo se abbiamo qualità, se garantiamo qualità e controlli rigorosi, e così garantiamo il valore del nostro sistema immobiliare, il valore del nostro sistema societario. Ed è per questo che siamo assolutamente contrari a mettere, anche fosse uno solo, ma non lo sarà, anello di plastica in questa bellissima catena d'acciaio. Grazie mille. Grazie a lei.